Irving Goffman, teatro, rappresentazione, istituzione totale e stigma. Goffman è un sociologo canadese che ha studiato sociologia, ma prima di dedicarsi alla sociologia si era inizialmente specializzato in scienze naturali. Era uno studente, diciamo, per certi versi con interessi vari, addirittura accarezzò l'idea di occuparsi di cinematografia, fino a quando poi non decise di specializzarsi in sociologia e antropologia all'Università di Chicago. La facoltà di sociologia di Chicago era una delle più importanti in quegli anni e aveva una solida fama nella ricerca, diciamo, empirica, e aveva inoltre lanciato metodi di osservazione che potremmo collocare tra l'antropologia e la sociologia. L'etnografia, attraverso la scuola di Chicago, secondo alcuni autori, passò dall'antropologia alla sociologia urbana più che altro, perché gli autori di questa scuola si occupavano di zone, quartieri delle città inesplorati e, come dire, utilizzando un metodo che veniva utilizzato dagli antropologi per studiare luoghi lontani e culture lontanissime, ma in una grande città le zone periferiche e, come dire, i soggetti che le popolavano, soggetti diciamo emarginati, erano per certi versi un mondo a parte. Insegnò al National Institute of Mental Health, collaborò strettamente con Gregory Bateson e con il suo gruppo, e Bateson studiava il fenomeno della malattia mentale, quindi ci sono somiglianze tra l'approccio di Bateson e la spiegazione di Goffman della malattia mentale. Poi Goffman sarà anche all'Università di Pennsylvania, occuperà anche il posto di presidente dell'American Sociological Association 81-82. E l'interesse, diciamo, per la sociolinguistica finale portò poi Goffman a orientarsi sempre di più verso la dimensione sociologica del linguaggio. Il suo ultimo testo è Forme del parlare, una specie di raccolta di saggi che riguardano questo tema, insomma. Come dicevamo, era un pensatore molto libero dalle costrizioni accademiche, non aveva l'immagine dell'accademico classico, come molti sociologi di quegli anni, insomma, era piuttosto anticonformista come persona. Tra l'altro, appunto, era un giocatore di blackjack, faceva visite ai casinò del Nevada, questo probabilmente aveva anche acuito il suo modo di osservare la realtà in un modo particolare. Aveva lavorato come croupier al Plaza Station Casino di Las Vegas, che è uno dei più importanti, e nel suo lavoro offriva interessanti osservazioni sul gioco d'azzardo, perché conosceva quell'ambiente, conosceva quel mondo. Evitò costantemente di sviluppare un modello teorico, ricordiamo appunto che quella era l'epoca in cui Parsons faceva le sue grandiose costruzioni sociologiche, Goffman per certi versi rappresenta quasi l'opposto, insomma, viene considerato un interazionista simbolico perché viene inquadrato così talvolta, insomma, il suo sforzo era quello di evitare spiegazioni delle azioni umane in termini, diciamo, di grande costruzione teorica sistematica, ma era molto interessato a studiare il significato e il tipo di interazione che costruiva significati tra gli individui. Il suo è considerato una specie di modello teatrale, perché osservava la ritualità delle pratiche e delle interazioni anche quotidiane come processi di costruzione di un mondo e di ruoli. E quindi elaborava la figura, disegnava la figura di attore e personaggio. Entrambi, sia l'attore che il personaggio, erano pur sempre diversi l'uno dall'altro. Nel suo modello di interazione non vi era mai la possibilità di essere fuori dalla scena, poiché anche quando noi decidiamo di recitare una parte assolutamente spontanea, in realtà poi esiste sempre anche un retroscena. E la nostra vita è tutta giocata su questo modello, diciamo, che viene anche, come dire, evidenziata dai modi di dire che utilizziamo nel linguaggio di tutti i giorni: fare bella figura, dare una buona impressione di sé. Qui abbiamo segnate le opere più importanti di Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione,
sono tradotte da Einaudi e qualcuna anche da Mimesis, se non ricordo, soprattutto Stigma, l'ultimo, che vedremo in questa breve lezione. La vita quotidiana come rappresentazione, Asylum e Stigma sono tra le principali, sostanzialmente, che ci paiono le più significative per una lezione breve su Goffman. La vita quotidiana come rappresentazione, appunto, è il testo dove più emerge questo approccio drammaturgico. Lui, appunto, il nostro Erving Goffman, sostiene che la società non è una creatura omogenea e noi dobbiamo recitare in modo diverso a seconda dei teatri in cui ci muoviamo. Quando andremo all'università reciteremo la parte dello studente, il professore reciterà la parte del professore, quando andremo al concessionario di automobili reciteremo la parte del cliente e il venditore, insomma, reciterà la parte di colui che vende per professione e ci vuole trattare in un certo modo. Insomma, con i nostri nonni o zii o familiari reciteremo la parte del figlio, eccetera, eccetera. Cioè, il nostro volto, le maschere, come in un teatro, cambiano. Ci possiamo trovare in una stessa giornata a dover obbedire a degli ordini che non ci vanno e poi a imporre questi ordini magari ai nostri figli. Quindi Goffman ci ricorda che la vita è un teatro, il comportamento individuale si può interpretare alla luce di un contesto che sottostà anche all'interazione faccia a faccia con gli altri, c'è tutto un retroscena. Gli elementi chiave di della nostra vita quotidiana prevedono un sistema fatto di attori e pubblico. Pensiamo alle lezioni universitarie, alle lezioni scolastiche, assomigliano a questo quadro, attori e pubblico. Ribalta e retroscena. Retroscena potrebbe essere quello che i professori si dicono in privato del tale allievo che può essere svogliato o più studioso. E il sé, quindi, come effetto drammaturgico, inteso come self, è la traduzione di self, costruzione sociale che viene alimentato dalle interazioni, sono gli altri anche che ci dicono chi siamo. La consapevolezza di un sé come costruzione sociale è presente in tutto l'interazionismo simbolico. Questo è, come dire, piuttosto interessante come tema. Noi siamo anche diciamo, il rispecchiamento di ciò che di come ci osservano e ci vedono gli altri. I gruppi sociali, ci spiega Goffman, in questo testo quindi si dividono in due categorie, gruppi di performance, quindi che vanno sulla scena, palcoscenico e spazio pubblico, e hanno un retroscena, e invece i gruppi di audience, gli spettatori, che non hanno ovviamente accesso al retroscena. Pensiamo agli allievi, non hanno accesso alla sala insegnanti. Asylums è forse il testo più famoso, tra l'altro se noi guardiamo le varie edizioni noteremo che le postfazioni, le prefazioni sono sempre di Franco e Franca Basaglia, anche nel caso della vita quotidiana come rappresentazione, la prefazione a quel testo di Franco e Franca Basaglia. Basaglia, noto per la fantomatica legge Basaglia, che ha di fatto radicalmente cambiato le istituzioni psichiatriche in Italia, ha chiuso i manicomi, insomma, per dirla sinteticamente, ed è una legge importantissima. E questi testi di Basaglia testimoniano la sua profonda cultura umanistica nel, come dire, modificare dall'interno la psichiatria. Quindi una risposta a coloro che magari ogni tanto si chiedono a che cosa servono le discipline umanistiche, nel caso di Basaglia hanno contribuito potentemente alla sua visione del mondo. Basaglia era un medico. In questo testo Goffman quindi affronta il tema delle istituzioni e fino all'epoca di questo testo, che è una composizione sostanzialmente prevede quattro saggi. Le caratteristiche delle istituzioni totali, la carriera mentale del malato mentale, la vita sotterranea di un'istituzione pubblica, il modello medico e il ricovero psichiatrico. Perché è importante quest'opera? Perché per la prima volta un autore, facendo uno studio etnografico, andando nelle cliniche, in una clinica psichiatrica, pone il suo sguardo dalla parte, diciamo, di quelli che erano sottoposti a questa istituzione psichiatrica, che lui ovviamente definisce in un modo indimenticabile, la chiama istituzione totale. E quindi, in questo primo saggio, dove lui affronta le caratteristiche delle istituzioni totali, distingue tra il mondo dell'internato e il mondo dello staff, questa distinzione tra appunto gli infermieri e invece coloro che sono
rinchiusi nell'ospedale psichiatrico. C'è una definizione di istituzione totale che è un luogo, dice Goffman, di resistenza e di lavoro di gruppi di persone che sono tagliate fuori dalla società per un periodo di tempo considerevole. Si trovano a dividere una situazione comune, questo concetto, quindi trascorrono la vita in un regime appunto totale, dove tutto è formalmente amministrato e tutta la vita è amministrata, fin nei minimi particolari. E ovviamente oltre agli ospedali psichiatrici, l'altra istituzione totale che ci viene subito in mente è quella del carcere. Queste istituzioni totali si impadroniscono di tutto il tempo delle persone che ci vivono e restituiscono in cambio un mondo diverso. Qui, dice Goffman, nella società occidentale ci sono diversi tipi di istituzioni, alcune agiscono con un potere inglobante, seppur discontinuo più penetrante di altre. Questo carattere inglobante è simbolizzato dall'impedimento dello scambio sociale, pensiamo al carcere, l'impedimento all'uscita verso il mondo esterno, ma anche la clinica psichiatrica che rinchiudeva le persone, le immobilizzava, le privava dei loro oggetti personali, le porte chiuse, le alte mura, il filo spinato, le rocce, i corsi d'acqua, le foreste attorno. Queste sono rispondono un po' all'immagine del carcere. E poi la spogliazione degli individui, cioè le istituzioni totali, sono istituzioni che separano gli individui dall'esterno, ne abbracciano totalmente la vita, li privano di ogni identità. Pensiamo al fatto che tutti portassero una divisa, che tutti avessero i capelli in un certo modo. Anche le caserme rispondono a questo, anche i conventi rispondono a questa definizione in qualche modo. E quindi se le istituzioni regolano parte dell'attività di un individuo, l'istituzione totale regola la totalità di questa vita individuale. Gli internati sono sottoposti a una serie di pratiche la cui funzione è proprio quella di spogliarli della loro identità personale. Teniamo presente che Goffman scrive di istituzioni psichiatriche della fine degli anni 50. E quindi la divisa, e quindi i numeri al posto dei nomi. Nell'istituzione totale c'è una distinzione, nota subito Goffman, tra il mondo dello staff con le sue azioni, le sue cerimonie per certi versi, e il mondo degli internati. Questa vita all'interno delle istituzioni è in totale è incompatibile sia con il lavoro, così inteso, sia con una famiglia, che spesso anzi viene considerata una minaccia, quindi le relazioni tra amorose, per esempio, tra gli internati non sono viste mai di buon occhio, in alcuni casi erano anche proibite. Nel caso degli internati, quindi, il lavoro assume un significato diverso. Poiché l'istituzione si occupa di tutti i loro bisogni, il lavoro ha una funzione appunto rieducativa, no? E poi c'è la funzione dei ritmi forzati, del timore della punizione per chi è lento, quindi è un lavoro quasi potremmo definire paragonabile a quello schiavistico sostanzialmente. Ovviamente ci sono dei trucchetti, dei piccoli stratagemmi che gli internati adottano, quelli che Goffman chiama gli adattamenti secondari, che sono, come dire, rintracciabili in moltissime istituzioni. Possiamo avere un atteggiamento di ritiro dalla situazione, cioè riduciamo la partecipazione attiva alla sola soddisfazione dei nostri beni primari. Possiamo essere intransigenti, cioè sfidiamo l'istituzione rifiutando ogni tipo di cooperazione. Colonizzazione, che intende con questo dire che la parte di realtà di cui un'organizzazione provvede gli internati viene vissuta come una totalità, appunto, come se quella fosse tutta la realtà, senza tener conto che esiste un mondo al di fuori. E quindi ci si costruisce un'esistenza stabile e felice basata sulle soddisfazioni che quell'istituzione può offrirci. E poi la conversione, quando l'internato fa suo il giudizio che gli altri danno di lui e quindi recita alla perfezione il proprio ruolo di internato. Questi sostanzialmente sono gli adattamenti e gli stratagemmi che gli internati adottano per difendersi in qualche modo, per crearsi uno spazio vitale all'interno delle istituzioni totali. Un altro testo, l'ultimo testo che vediamo più in dettaglio di questo autore, è Stigma. È un sottotitolo L'identità negata. Questo testo del 63 descrive e analizza le pratiche di inferiorizzazione sociale che vengono attuate nelle società nei confronti delle persone diverse per un motivo o per un altro. E quindi inizia con una riflessione sul concetto stesso di stigma, un po' Foucaultiano in questo senso, cioè ricorda per certi versi, ma anche in altre opere,
un po' quello che faceva Michel Foucault con le sue genealogie, no? Dei concetti e dei termini che spesso vengono dati per scontati. Nell'antica Grecia, dice Goffman, lo stigma era utilizzato per indicare quegli individui che possedevano segni fisici associati ad aspetti insoliti e criticabili della condizione morale di chi li possedeva, e che quindi indicavano una persona da evitare, in particolar modo nei luoghi pubblici, ad esempio gli schiavi. Con il cristianesimo lo stigma, diciamo, si aggiunga a questo concetto, si aggiungono due livelli ulteriori, due livelli metaforici, uno che rappresenterebbe i segni della grazia, e l'altro invece quelli del disordine fisico. Pensiamo appunto alle mani sanguinanti dei santi, oppure al disordine fisico, e quindi alla non corrispondenza degli individui con l'ideale un po' positivistico di corpo sano. Oggi questo termine viene utilizzato in senso letterale e si applica alle minoranze. Goffman ci dice che la società classifica, divide e esclude. Le definizioni, le etichette, le categorizzazioni sono fatte per distinguere gli individui, creare degli individui centrali e degli individui periferici, marginalizzati, inferiorizzati. E la società predispone degli strumenti che utilizza per dividere le persone in categorie e sceglie quali sono gli attributi utili a discriminare e classificare gli individui, gli ordinari e naturali. Categorie e attributi definiscono l'identità sociale di un individuo. Ora, gli individui che soffrono in qualche modo di una differenza che può essere fisica, pensiamo a piccole malformazioni fisiche, oppure all'essere un immigrato che tenta di mimetizzarsi, nascondersi in un paese che non ama gli immigrati, e vi sono due categorie di stigmatizzati, ci ricorda Goffman. La prima è quella dell'individuo screditato, cioè un individuo il cui stigma è evidente a prima vista, non può nascondersi. La seconda invece è quella dell'individuo screditabile, ovvero l'individuo il cui stigma non è riconosciuto a prima vista o comunque evidente. Mentre lo screditato deve affrontare il pregiudizio contro se stesso, lo screditabile deve fronteggiare la possibilità di una reazione condizionata da pregiudizi da parte dei normali, qualora venissero a conoscenza del suo attributo stigmatizzante. Riguardo all'individuo screditabile, c'è un bellissimo film che rappresenta benissimo questa situazione, illustrata da Goffman, del 1974, un film italiano intitolato Pane e cioccolata, che racconta le vicende di un immigrato italiano che si trasferisce in Svizzera, in un'epoca in cui, diciamo, in un cantone tedesco, tra l'altro, quindi in un'epoca dove, diciamo, gli italiani erano visti come immigrati, in maniera molto negativa, e fa di tutto per mimetizzarsi con i tedeschi, si tinge i capelli di biondo, cerca di imparare alcune parole tedesche e quindi di non essere, di passare inosservato, di non essere screditato. C'è poi una scena dove appunto viene fuori la sua natura di italiano quando casualmente in una pub, in una specie di birreria, si trova ad assistere a una partita Germania-Italia, e essendo nel cantone tedesco è attorniato di svizzeri del cantone tedesco che tifano non solo per la Germania, ma che irridono l'Italia. E c'è questa bellissima scena dove l'Italia segna e lui non riesce a trattenersi. Urla e ovviamente viene poi cacciato a pedate da questo locale dove si era fermato a vedere la partita. Quindi lo screditato deve affrontare il pregiudizio contro se stesso, invece lo screditabile deve fronteggiare la possibilità di una reazione condizionata da pregiudizi da parte dei normali, qualora venissero a conoscenza del suo attributo stigmatizzante, in questo caso l'italiano in Svizzera.
oppure la persona che nasconde il suo piccolo difetto fisico. Il testo di Goffman è pieno di lettere anche di persone sofferenti, di donne che spiegano e raccontano la loro situazione per via di piccole malformazioni. È molto, molto coinvolgente. Esistono tre tipi diversi di stigma, ci ricorda Goffman in questo testo: quello riconducibile a difetti fisici, quello riconducibile ad aspetti criticabili del carattere, e in questo, in ambito scolastico, rientrano tutti quei piccoli disturbi di apprendimento, pensiamo ai bambini magari un po' agitati o ipercinetici, anche soltanto, che quindi in qualche modo già diventano, si etichettano, e oggi c'è una tendenza molto spiccata da parte delle istituzioni a etichettare ogni comportamento un pochino diverso da parte degli scolari. E poi quello degli stigmi tribali della razza, della nazione, della religione, che sono trasmissibili di generazione in generazione e possono contaminare ovviamente tutti i membri della famiglia. Questo è molto presente, diciamo molto evidente, e ancora drammaticamente presente nelle società contemporanee. Quindi qui abbiamo una sorta di schema: lo stigmatizzato sperimenta una simmetria nell'interazione, cioè non ha un'interazione paritaria con gli altri, deve sempre, o è inferiorizzato, cioè viene collocato a un livello più basso, screditato, l'italiano immigrato in Svizzera, o viene rifiutato. Pensiamo al portatore di handicap o all'immigrato o alla persona di un'etnia diversa in un paese lontanissimo dal suo. E c'è una lotta anche per cambiare la presentazione di sé e apparire in modo diverso e accettabile agli altri, prendendo coscienza delle convenzioni sociali, una sorta di educazione, di scuola, di vita che ci aiuta, ci insegna come stare con gli altri e come mascherare le nostre eventuali differenze per sfuggire all'inferiorizzazione. Questi sommariamente i contenuti di questi tre testi che ci restituiscono l'opera comunque di un autore molto importante, di un grande sociologo, che è ancora, come dire, un'apripista per ricerche che vengono fatte ancora oggi. Le sue ricerche sono una guida per molti giovani ricercatori.